Meet Tomorrow con Gianna Nannini, è un grande piacere, ciao Gianna. Anche Ciao. perché venerdì 15 novembre esce La Differenza, il nuovo album con 10 brani. È importante fare la differenza in questo periodo, anche se ci sono troppe differenze che stanno cominciando un po' a pesare. Ma la differenza qui è in musica, no? La differenza nella musica è una scelta di suono, di andare a fare questo disco a Nashville, perché si fa tutto in presa diretta, suonare gli strumenti veri, fare questa differenza dall'omologazione, no? La differenza la fai perché è una tua identità, un tuo rapportarti alle cose, è un rispetto degli altri. E così fai la differenza, se no è tutta un'incomunicabilità, è tutto lotta, è tutto odio. Senti, come cambia l'ispirazione in quasi, lo possiamo dire, insomma, 40 anni di carriera? Se cambia. Ma l'ispirazione arriva, certo, se non arriva non fai il disco, non è una cosa a macchinetta. No, cambia che sei tu che, il motore sei sempre te che cerchi, ricerchi, non ti fai omologare, fa differenza anche quello, non farsi omologare, non ripetere quello che hai già fatto, non diventare il pagliaccio di te stessa, no? Ecco, com'è nato il rapporto con Coez, ad esempio, che è un Che è un vero, cantante, ecco, della nuova generazione, è diciamo. vero, è un ragazzo vero. Scrive delle cose immaginative e anche figurative molto interessanti che si avvicinano al mio modo di pensare e di vedere la musica. Quindi ci siamo incontrati perché avevo sentito Amami e faccio un casino, volevo conoscerlo perché lì prima fosse un inglese, un Coez, no? Invece italiano. E poi passava da Londra, per caso c'è stato questo incontro e ha fatto sentire delle cose. Lui ci è piaciuta molto questa canzone qua che abbiamo fatto emotivo e ci ha detto la sua. Sabato 23 sarai novembre a Milano per la Milano Music Week. Che rapporto hai con Milano? Quanto ha Ma rappresentato Milano nella tua carriera? io amo Milano perché è la città che ho scelto di vivere e quindi mi ha fatto crescere, mi ha fatto diventare musicale, mi ha fatto scrivere i testi, c'era un subbuglio in questi locali dove cantavo, mi ha fatto un po' la gavetta qua che è stata importante, sono molto affezionata perché la trovo una città del futuro, la trovo una città che sta cambiando a vista d'occhio e che il cambio di questa città dipende anche molto da quelli che ci stanno dentro. E sono convinta che sarà la città adatta a mia figlia. Ecco, senti, è un po' americano o vuol fare l'americana, secondo te, Milano? Ma americano non, mi sembra non lo faccia per niente Milano. Milano Grazie mille, Gianna Nannini, in bocca al lupo. è Milano. Ciao.